dall'Afghanistan arriva questa piccola rifugiata che lui ha incontrato nel campo profughi in Pakistan. Era in una scuola di bambine e lui si è avvicinato, sentiva un chiacchiericcio, sentiva delle risate, ha chiesto all'insegnante se poteva fotografare le bambine, gli era stato detto di sì. Poi le donne in Afghanistan dopo la pubertà spariscono dietro il burka. Steve mi ha portato un burka. E in una conferenza stampa sono arrivata col burka che mi aveva portato Steve, perché è un oggetto terribile, io l'ho indossato, è un oggetto terribile, è una gabbia, una cosa allucinante, ma nella pre-pubertà sono ancora visibili, e quindi lui scatta questa fotografia. Lei si scherniva un po' perché aveva bruciato il suo scialle la sera prima cercando di cucinare, aveva dei buchi, quindi si vergognava. Però insomma, questa copertina del National Geographic improvvisamente colpisce il mondo sul tema dei rifugiati. Ancora oggi lei è l'emblema della condizione dei rifugiati nel mondo. Con cui mi è piaciuto inaugurare questa cosa, è che a dispetto della situazione, della condizione in cui queste persone si trovano, sono tutti dei re, delle regine, hanno una dignità, una fierezza, perché la grande tesi di Steve è che l'essere umano ha la medesima, il medesimo valore a tutte le latitudini, indipendentemente dalle condizioni di difficoltà che si trovano a fronteggiare. Guardate gli sguardi di queste persone, ritrovate appunto questa umanità determinata, a dispetto anche appunto, guardate questa bambina, no? Cenciosa, sporca, eppure sembra una piccola principessa. Abbiamo anche dei ritratti molto famosi, molto conosciuti, perché abbiamo voluto mescolare quelle che tutti vogliono ritrovare con quelle appunto mai viste. Questo piccolo monaco che è l'immagine guida della mostra, e poi ancora delle fotografie di monaci che non sono mai state viste prima, come questa, come quella, come anche questa. Quindi c'è un contenuto di novità importante rispetto a chi magari lo ha amato molto, lo ha seguito in differenti mostre. Anche questa è un'immagine che non è mai stata vista in Italia. Quindi qui raccontiamo questa parte. Poi qua raccontiamo invece delle scene di vita più comune di questi personaggi incontrati un po' a tutte le latitudini. Abbiamo il Tibet, abbiamo il Kashmir, diverse situazioni. Ma guardate anche questa donna. Lui mi raccontava, per esempio, che quando ho visto che lui gli stava puntando la macchina fotografica, lei gli ha fatto aspetta un attimo, è andata dietro nella tenda e ha preso il cappello e si è posizionata al cappello con questa perfezione. Sembra una fotografia di moda. Guardate l'eleganza naturale di questa donna in una condizione di povertà totale, ma voi con questi stracci sporchi. Ma guardate questa donna, la bellezza, la fierezza, l'eleganza di questa donna.